schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo money glitch da fare da soli. Per fare questo money glitch abbiamo bisogno della Wenger posizionato come l'avete visto, un veicolo che entra dentro la Wenger, la base operativa piena e la base operativa. Quando avete il tutto andate davanti alla base operativa, fate comparire la scritta base operativa piena e con il tasto PSN la fate andare via. Dopodiché andate dietro la Wenger e dovete far comparire base operativa piena. Dopo che avete diciamo eliminato la scritta base operativa piena con il tasto PS, aspettate una decina di secondi, premete freccia destra e automaticamente vi butterà dentro la Wenger, ma allo stesso tempo vi comparirà la scritta base operativa piena. Se vedete che il caricamento è lungo, come a me in questo caso, l'unica cosa che dovete fare, andate in attività recenti e selezionate un amico che ha comprato un veicolo, che ha riscosso una taglia, qualunque cazzo di cosa che vi porti in online e avviate. Quando vi comparirà il messaggio lo skippate, premete cerchio per non accettarlo. Una volta fatto questo vi ritroverete dentro la Wenger senza la Deluxe. Ragazzi, io in questo caso avevo la Deluxe, però faccio anche un altro giro per farvi vedere come funziona, insomma. Dopodiché uscirete dalla Wenger, vi suiciderete, vi dovete suicidare perché altrimenti rimarrete buggati dentro la base operativa, non dimenticate questo passaggio. Una volta che vi siete suicidati chiamate il veicolo che volete duplicare e dovete fare lo stesso procedimento del presidente, quello che si faceva fino a qualche giorno fa, che però andremo a vedere perché tanto sicuramente non tutti se lo ricordano. Scendete tutti dalla montagna del sapone, quindi ve lo faccio rivedere. A questo punto ragazzi andate a incastrare l'auto dove cazzo vi pare, incastratela e in maniera tale che vi teletrasportiate, riaprite il menu touchpad, vi posizionate su rimanda veicolo in deposito e premete triangolo X insieme. Dopodiché potrete entrare tranquillamente nella base operativa, ragazzi, senza nessun problema. Vi comparirà il messaggio base operativa piena e sostituirete il veicolo. Se non fate il passaggio di suicidarvi, ragazzi, la scritta base operativa piena non vi appare, vi farà entrare e rimarrete buggati sotto al Monte Cillad e dovete ricominciare tutto da capo. È successo a me perché comunque quando ho tradotto il video, chi ha fatto il video non lo ha detto, anzi in video ha fatto vedere tutt'altro, e quindi vi raccomando di suicidarvi. A questo punto ragazzi che cosa dovete fare? Ripetete il glitch. Allora, la Wenger non scompare come nel vecchio glitch scompariva il centro operativo, che poi neanche a tutti scompariva solo a me, io poi ho visto che alcune persone non scompariva. Comunque sia, la Wenger non scompare, quindi riuscirete fuori e ripetete il glitch, insomma è abbastanza semplice. Come vedete la Wenger è ancora qui, vi basterà semplicemente richiamare un veicolo. Io questa volta ragazzi lo vado a fare con l'oppressor e vi raccomando anche a voi di farlo con l'oppressor perché è molto molto più rapido, perché comunque la prima chiamata del meccanico che impegnerete per chiamare la Deluxe non la chiamate, perché comunque se siete Motorcycle Club chiamate l'oppressor e ve la trovate lì davanti, e col tempo che impiegate per fare il glitch avrete già nuovamente la chiamata pronta per chiamare nuovamente la Retro Custom o la Sultan o quello che volete. Mi raccomando ragazzi, fatelo con targhe personalizzate perché le targhe escono fuori targhe cloni e quindi non buone. Come avete visto sono tornato davanti alla base operativa, mi è comparso il messaggio base operativa piena, vado dal lato opposto, stessa cosa ragazzi, aspetto 10 secondi e poi premo freccia destra. Ragazzi, automaticamente ci compare la base operativa piena, ci fa entrare nella Wenger
scompare il veicolo e come prima andremo a suicidarci. Adesso vi faccio vedere che i tempi di attesa, tra facendolo in questa maniera, tra una chiamata e l'altra del meccanico, sono veramente brevi. Ovviamente ho mandato il video leggermente in velocità, però comunque ve ne siete già resi conto, perché è passato già mezzo video, quindi l'avrete visto che sta un pochino in velocità. Quindi a questo punto ci suicidiamo, richiamiamo il veicolo, che avete visto mancavano 30 secondi, e siamo pronti per una nuova duplicazione, ragazzi. Il glitch è semplicissimo, è veramente semplice. Che cazzo, non gli si può di niente a sto glitch. Più facile di così se muore. Quindi ragazzi, torniamo nella base operativa, mettiamo il veicolo e il gioco è fatto. Detto questo, vi lascio al resto del video. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. It's crazy in the hood, they holler my name. If it ain't about the flow, it's about the stones in the chain. If I was you, I love me too, I roll like a boss. 9-11 Paul, same color as cranberry sauce. I ain't going front, I thought R. Kelly was the shit. Let me find out, he fucking around with Bow Wow, bitch. Niggas eating popcorn, right, with wine in the tape. Now shorty mama in the precinct, hollering rape. I'm convinced, man, something really wrong with these hoes. I thought little Kim was hot, then she start fucking with her nose. Used to listen to Lauryn Hill and tap my feet. Then the bitch put out a CD, didn't have no beats. That boy D'Angelo, he determined not to fail. That nigga went butt ass for his record to sell. My back shot to help Ashanti hit them high notes. And Big Ben taught Charlie B more the deep throat.